Vuoi crediti per giocatori come questi? FIFA Coin Zone. Trovi link e codice coupon qui in descrizione. Bentornati ragazzi, sono VHT Spo, io sono Giovi Spo e questo è il 18° episodio della serie Road to Glory. Nello scorso episodio mi è stato chiesto di farvi vedere un po' la squadra. Ebbene dunque, ve la faccio vedere. Abbiamo Diop, che andrò a sostituire al posto di Sissoko, perché è infortunato Diop, anzi è infortunato Diop. Comunque la squadra è Ansaldi, Pepe, Laporte, Montoya, Bravo in porta, Sissoko, Sausaita, Turan, Rakitic, Hernandez e Uche. Naturalmente li faccio molto girare. Poi abbiamo Feguli, Cerci, Zongo, Antunes, Mandzukic, Ter Stegen, Amrabat, quale Mathieu, Diop, Diawara, De Miranda e l'ultimo è Ter Stegen. Questa è la mia squadra, una BBA semplice. Dovrebbe costare sui 20k più o meno, tutti quanti. Comunque questa è la prima partita della divisione 3. In questa prima partita incontriamo una BBL alquanto bagatona. Il primo gol è un gol merdoso, arrivato con Mirallas, con un assist di Lukaku. Poi Oscar raccoglie questo passaggio che gli ho dato io direttamente, proprio gliel'ho regalato, ho detto tieni, segna, dai, ti faccio un piccolo regalo. Però poi ci pensa Hernandez di testa a segnare il gol 3-1, almeno un po' di soddisfazioni. Poi arriva anche il 3-2 di Arda Turan, però non è finita qui perché Lukaku ci pensa lui a finire qui la partita, a chiuderla. Lukaku migliore in campo, Lukaku è buggato, è molto fastidioso direi. L'ho usato anche io qualche volta ed è forte, lo dico io che è forte. Comunque prima partita, prima sconfitta. Iniziamo male la nostra avventura nella divisione 3. E dai, ma va bene lo stesso, si vince e si perde. Comunque, ora andiamo con la seconda partita. Abbiamo questa Ligan, Cavani, Lacazette, Gio Moutinho, Lucas Lavez, Matuidi, Bedimo, ora non lo conosco, Davi Luiz, Maicon e dovrebbe essere Sirgu in porta. Il primo gol è il nostro con Cerci che tira sotto dalla traversa 1-0. Cerci per il corner, per la testa di Zongo. Zongo segna, Zongo è bagato, bagato. Qui è un regalo di Pepe, poi Mattia cerca di marcarlo ma va per i cazzi suoi, Pepe ancora una volta fa i cazzi suoi e finisce così 2-1, l'azione finisce così perché la partita non è finita, perché Amrabat segna il 3-1 e il mio avversario, così con Cavani, riesce a crossare per la testa di João Moutinho che segna l'88esimo. Qua un errore difensivo avversario, Mandzukic con un pallonetto, un tocco morbido, là in fila per il 4-2 finale. Partita che termina così, prima vittoria in questa divisione, seconda partita, prima vittoria, non è maluccio. Però in questo episodio purtroppo ci sono state delle difficoltà. Difficoltà che vedrete. Il prossimo avversario è questo, un'altra BPL, abbiamo Eto'o Benteke, Coutinho, Young, Jesus Navas e altri. Però il primo gol è il nostro con Feguli che riceve questo passaggio e la segna con un mancino spettacolare. Il nostro avversario con Eto'o fa qualche dribbling così, recupera però palla Young e segna Young. No, Young. Mandzukic qui riesce a tenere palla, si gira bene per Cerci questo passaggio che la infila per il 2-1 definitivo ragazzi, molto molto bene. Mandzukic ancora una volta gioca bene. Partita termina, questa è la seconda vittoria di fila, niente male. Questa è la prossima squadra avversaria ed è una squadra bagata. Abbiamo Martinez, Quaresma, come cacchio si chiama non mi ricordo. Comunque Antunes passa per Cerci, la stoppa al fondo, doppio passo, tiro da lontano di Cerci, mamma mia. Questo è un signor gol, è una signora rete, un signor gol, un super gol, no? Insomma, Cerci tira, Mandzukic, Cerci questo rimpallo, la segna lui, Mandzukic. Ancora palla per Mandzukic, Mandzukic contro Giulio Cesar. La infila Mandzukic, dopodiché, dopo questo terzo gol, il mio avversario mette in pausa e decide di quittare. Poteva anche giocare, tanto al 70esimo mancava poco, eh. Comunque scelte sue. L'avversario quitta e abbiamo così dunque la terza, se non sbaglio, la terza vittoria di fila. Molto molto bene ragazzi, 4 partite, 3 vittorie, non è maluccio, però diciamo c'è l'ultima partita ancora ed è quella più difficile come al solito.
Comunque, questa è la squadra avversaria. Abbiamo Dante da Luiz. Ho ben visto Dante, ho detto me. Dante non è fortissimo, quindi sarà facile da saltare. Invece, vedremo insieme, ragazzi. Roberto Firmino e Luiz Adriano. Il primo gol dell'avversario con Coutinho che si libera bene della difesa, tira. Poi Willian arriva di testa, Roberto Firmino, qua era un gol scriptato, si vedeva lontano 2 km che era così. Poi Douglas Costa di velocità, Ter Stegen, non è Ter Stegen, no è bravo, scusate, non si tuffa. Firmino ancora, lui si libera facilmente, segna anche cadendo. Il mio avversario poi mi regala questo gol con Rakitic. Con un mancino, l'84esimo, la partita finisce qui 3-1, scusate. E l'episodio termina qui. Se ti è piaciuto lascia un bel pollice all'insù. Fammi qualche domanda riguardo a questa squadra e ditemi se volete che continui, che arrivi in divisione 1, mi fermi qua. Dunque qui è Joey Spock, vi saluto e vi ringrazio per il sostegno e per tutti i likes. Ciao ragazzi.